Lettura di Matteo, capitolo 12. In un'occasione Gesù attraversò di sabato dei campi di grano. I suoi discepoli ebbero fame e si misero a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo questo, i farisei gli dissero: «Guarda, i tuoi discepoli fanno ciò che non è lecito fare di sabato». Lui disse loro: «Non avete letto cosa fece Davide quando lui e i suoi uomini ebbero fame? Entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani di presentazione, che né lui né i suoi uomini erano autorizzati a mangiare, ma solo i sacerdoti. Ma non avete letto nella legge che di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato eppure rimangono innocenti? Ma io vi dico che qui c'è qualcosa di più grande del tempio. Comunque, se aveste capito cosa significa questo, voglio misericordia, non sacrificio, non avreste condannato gli innocenti. Infatti il figlio dell'uomo è signore del sabato». Lasciato quel luogo, andò nella loro sinagoga, dove c'era un uomo con una mano paralizzata. Quindi, per poterlo accusare, gli chiesero: «È lecito guarire qualcuno di sabato?» Gesù rispose loro: «Chi di voi, se ha una pecora e questa cade in una fossa di sabato, non la afferra e non la tira fuori? Un uomo vale senz'altro molto più di una pecora. Perciò è lecito fare una cosa buona di sabato». Allora disse all'uomo: «Stendi la mano». Lui la stese e la mano tornò sana come l'altra. Ma i farisei uscirono e cospirarono contro di lui per ucciderlo. Quando Gesù venne a saperlo, se ne andò via da là. Molti lo seguirono e lui li guarì tutti, ma ordinò loro severamente di non parlare di lui, affinché si adempisse ciò che era stato detto tramite il profeta Isaia: «Ecco il mio servitore che io ho scelto, il mio amato che io ho approvato. Porrò su di lui il mio spirito ed egli farà sapere alle nazioni cos'è la giustizia. Non discuterà né griderà e nessuno sentirà la sua voce nelle strade principali. Non schiaccerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante finché non abbia fatto trionfare la giustizia. E nel suo nome spereranno le nazioni». Gli portarono poi un indemoniato che era cieco e muto e lui lo guarì, così che il muto fu in grado di parlare e vedere. E tutte le folle erano sbalordite e dicevano: «Che sia lui il figlio di Davide?» Sentendo questo, i farisei dissero: «Quest'uomo non espelle i demoni se non per mezzo di Belzebù, capo dei demoni». Conoscendo i loro pensieri, lui disse loro: «Ogni regno diviso al suo interno finisce in rovina. E ogni città o casa divisa al suo interno non resterà in piedi. Allo stesso modo, se Satana espelle Satana, in realtà è in lotta contro se stesso. Come potrà dunque il suo regno restare in piedi? Inoltre, se io espello i demoni per mezzo di Belzebù, per mezzo di chi li espellono i vostri figli? È per questo che saranno proprio loro i vostri giudici. Ma se per mezzo dello Spirito di Dio che io espello i demoni, allora il regno di Dio vi è davvero raggiunto. O come può qualcuno entrare nella casa di un uomo forte e impossessarsi dei suoi beni se prima non lo lega? Solo allora gli potrà saccheggiare la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò vi dico: ogni tipo di peccato e di bestemmia sarà perdonato agli uomini, ma la bestemmia contro lo spirito non sarà perdonata. Per esempio, chiunque dica una parola contro il figlio dell'uomo verrà perdonato, ma chiunque parli contro lo Spirito Santo non verrà perdonato, no, né in questo sistema di cose né in quello futuro. Se coltivate un albero buono, i suoi frutti saranno buoni. Se coltivate un albero marcio, i suoi frutti saranno marci. Un albero, infatti, si riconosce dai suoi frutti. Razza di vipere, come potete dire cose buone se siete malvagi? Infatti, è dall'abbondanza del cuore che la bocca parla. L'uomo buono tira fuori dal suo buon tesoro cose buone,
mentre l'uomo malvagio tira fuori dal suo malvagio tesoro cose malvagie. Io vi dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola vana che avranno detto. In base alle tue parole, infatti, sarai dichiarato giusto. E in base alle tue parole sarai condannato. Allora alcuni scribi e farisei replicarono: Maestro, vogliamo vedere da te un segno. Lui rispose loro: Una generazione malvagia e adultera va in cerca di un segno, ma non le sarà dato nessun segno eccetto il segno del profeta Giona. Infatti, come Giona rimase nel ventre del grosso pesce per 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo rimarrà nel cuore della terra per 3 giorni e 3 notti. Nel giudizio, gli uomini di Ninive saranno risuscitati con questa generazione e la condanneranno perché loro si pentirono in seguito alla predicazione di Giona. Eppure qui c'è più di Giona. Nel giudizio, la regina del sud sarà risuscitata con questa generazione e la condannerà perché lei venne dai confini della terra per sentire la sapienza di Salomone. Eppure qui c'è più di Salomone. Quando uno spirito impuro esce da un uomo, se ne va per luoghi aridi in cerca di un posto in cui riposare, ma non lo trova. Quindi dice, tornerò nella mia casa, quella da cui sono uscito. Al suo arrivo non la trovo occupata, ma pulita e in ordine. Allora va via e prende con sé altri 7 spiriti più malvagi di lui e insieme vi entrano e vi si stabiliscono. Alla fine la situazione di quell'uomo è peggiore di prima. La stessa cosa accadrà a questa generazione malvagia. Mentre stava ancora parlando alle folle, sua madre e i suoi fratelli erano lì fuori e cercavano di parlargli. E qualcuno gli disse: Guarda, tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e cercano di parlarti. Alla persona che glielo aveva detto, lui rispose: Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Estendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: Ecco mia madre e i miei fratelli. Infatti, chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, mio fratello, sorella e madre.